Quest'anno abbiamo fatto padrino per il taglio del nastro il vice sindaco, il dottor Filippo Granato. Abbiamo anche tra noi che credo ci darà la benedizione con Marco Casella, i consiglieri comunali, benvenuti anche a voi, e tutto il pubblico presente. Una cosa io la chiedo, come ormai per il quarto anno consecutivo, alla nuova amministrazione comunale. L'intenzione dell'associazione e dell'archivio fotografico è quello di rendere la mostra permanente nel tempo, quindi di realizzarla in locali comunali, abbinando alla mostra anche un museo degli antichi mestieri, di cui già abbiamo disponibilità già attuale. E anche per tutta la comunità mirabellese questa mostra fotografica. Credo che sia importante perché ripercorrere quelli che sono stati gli anni della storia mirabellese è sempre piacevole per tutti. Anni che sono stati anni gloriosi per Mirabelle Imbaccari e che spero che possano tornare ad essere nuovamente gloriosi. Intenzione dell'amministrazione qual è? Quella di cercare di creare una consulta. Spirito Santo, amen. O Signore, ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo per il dono della vita che fai a ciascuno di noi. Ti chiediamo di infondere la tua benedizione sui presenti, sugli organizzatori, sugli amministratori, su tutto il popolo santo di Dio, perché nel prendere visione di quanto presente nella mostra possiamo farne tesoro per essere noi benedizione gli uni con gli altri, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Vice Sindaco. Da dove iniziamo? Dal centro. Qualcuno che ha fatto Cicerone. Certo. Da dove iniziamo? Qualcuno che illumini le nostre vite.